oggi riempirò tutta la stanza di foto mie e di Matilde. Qua ho appena attaccato la prima fila e qua ho tantissime altre foto. Mi manca un bel po' di lavoro. Sarà un lavoro lunghissimo, ma non vedo l'ora di vedere la sua reazione. Secondo me impazzisce. La facciata è andata, ora manca questa qui. Wow, sta venendo una figata. È ufficialmente finito. Qui ho messo anche un regalino che non fa mai male. Ora andrò a prenderla in stazione e andremo al Vicenza Oro. E al nostro ritorno si troverà questa sorpresa. Wow, non vedo l'ora di vedere la sua reazione. Vicenza Oro è il più grande salone europeo dedicato alla gioielleria e per la prima volta quest'anno ospiterà anche una parte dedicata agli orologi. Prima è sempre stato così. Guardate che bello, ragazzi. E io sono stato invitato da G-Shock, quindi vi porterò con me al loro stand. L'entrata del Vicenza Oro, sentite che musica. Quello sono io ed è tutto oro. Bellissima entrata. Adesso andiamo dentro e andiamo da G-Shock. Ricorderebbe un red carpet, però ovviamente secondo me è giallo perché siamo a Vicenza Oro, eh? Questa è la parte originale di Vicenza Oro. Qui ci sono tutti gli stand degli orologi e qui c'è quello di G-Shock. Qui ci sono alcuni dei modelli che sono bellissimi. E qui c'è l'amate che sta... guardando tutti questi qua che wow. G-Shock mi vuole fare un altro regalino, quindi oltre a questo qui che ho già e customizzato barbuto sempre piaciuto, mi lascia scegliere uno tra questi. Io so già quale voglio, però voglio mettere alla prova Matilde. Ne sceglierà uno e vedremo se è quello che voglio io. Vediamo quanto mi conosce. Vai, mettiti il guantino. Guarda, ce l'ho fatta. Chiudo gli occhi. Oh, chiudili bene, non devi sbirciare. No, sbirci. Ah, conoscendo i tuoi gusti andrei sul rosa. O questo. Questo qua, io direi proprio questo qui, conoscendo i suoi gusti, ci provo, ma non riesco comunque. Grazie, serve la mano perché qua. Cosa ridi tu? Vai. Non ci credo. Ti piace? Era proprio quello che volevo. Meno giuro. Male, da. Cosa lascio? Barbuto sempre piaciuto o questo giallo? Li metterei entrambi. Non ci credo, ma l'hai indovinato, giuro. Sono fortissimo. Potrei lanciare una nuova moda. Cioè, ne tengo due. Sono troppo belli. Sai dirmi che ora è, eh? Io no. È l'ora delle fragole, amore. Bello, eh? Sì, bellissimo, ma non so cosa dire. Fantastico. Lì c'è un regalo. No, l'ho visto, però faccio finta di niente. Apro. No. No, vabbè, quello che faceva. Figo, ma è strabello. No, grazie. Non so cosa dire, sono stra imbarazzata. Ah? Mi imbarazzo anch'io, sinceramente. Non so cosa dire. Grazie, amore. Oh, bellissimo. Dovete capire, stamattina era stranissimo. Adesso capisco perché. Ho detto, questo mi tradisce. E ci stavo architettando tutto. Grazie, amore. Mm.